certo. Però mi già così. Che alla fine se non c'è un ufficio non funziona la cosa, almeno hai tempo di. È la stessa, però montata da 4 per sembra più forte. Sì. Allora, l'unico fatto è che mi sono spiegato. Ma mi metto su. Sì. Quindi poi dobbiamo andare. Non puoi mai tenere lo zoom tanto. No, non c'è, mi faccio lo zoom. Che sta carai. Non è aperto il cavalletto. Ah, sempre, 34 in 7, tu, la temperatura. Eh? La temperatura è 34 in 7. All'inizio. All'inizio. Ah, 34 in 7. Ma come c'è? Se tu, la mattina lavoro, guardate che giorno. Guardate il 34 e 4. Sì. Sta per dipendere, oh! Là è proprio preoccupato però, eh! Se ti mettessi troppo poco è preoccupato!
Buonasera amici della Pallamano Italiana, della Pallamano Fasanese, benvenuti e ben ritrovati qui nella palestra Zizi dopo oltre 50 giorni. La Junior si appresta finalmente a tornare tra le sue mura amiche. Ciao Vito Lamberti che mi ha segnato questa sera, buonasera. Buonasera a tutte e a tutti, oggi una partita, Antonio, descrivi abbastanza bene lo stato d'animo anche dei giocatori, specialmente della Junior Fasano, perché tornano oggi a giocare in casa, tra l'altro con una maglietta che, come possiamo vedere, giallo fosforescente, di certo non passa inosservata, sarà più semplice anche per voi da casa seguire questa partita, che però è una partita, a proposito di giallo, direi in zona arancione oggi, ma in piena zona rossa della classifica, due squadre che vogliono vincere a tutti i costi, Antonio. Assolutamente, un abbinamento forse opinabile anche col pantaloncino grigio, però c'è da dire che la divisa gialla ha portato fortuna alla Junior, che reduce due vittorie consecutive a Bressanone, bella vittoria contro un avversario difficile su un campo difficilissimo, quello del Pala Raffaisen di Bressanone, 31-30, e mercoledì nel recupero della nona giornata contro il Molteno, la vittoria per 26-20, sempre in divisa arancio, in divisa giallo fluo. Il Merano invece ha saltato tantissime partite inizio anno, ne ha fatti solo 7. L'ultima martedì, quando ha recuperato col Bolzano, è stata beffata proprio l'ultimo secondo, 31-30, sì, a Bolzano, con il pareggio giunto a 7 secondi dal termine del Merano. Poi sulla sirena la rete decisiva del Bolzano e anche la squalifica di Olivier Martini, che è l'unico assente dell'incontro per quello delle fila del Merano. Assolutamente sì, Antonio, peraltro come dicevi giustamente è da considerare che è vero, le due squadre sono appaiate in classifica con sola differenza di un punto, ma il Merano, come detto, ha due partite in meno rispetto alla Junior Fasano, quindi potrebbe beneficiarne a partire appunto da oggi, ma è chiaro che il filotto positivo da cui appunto viene la Junior Fasano e la voglia di tornare a vincere, quantomeno non diciamo davanti ai propri tifosi, ma quantomeno vicino fisicamente, quindi nella propria città, può essere la motivazione giusta per portare a casa il risultato. Intanto sì, potrete sentire che ci sono già i giocatori, sì, sì, quindi Antonio vai. Sì, va creando l'handball Merano Alperia con i tre portieri che sono Riccardo Achille Meletti, Hannes Cristanel e Lorenzo Martelli. Poi seguono Gabriele Iacmet, Alex Freund, Max Prantner, Tommaso Rumi, Lorenzo Mocelli, Luca Zintin, Andreas Stricker, Leo Prantner, Bogdan Petricevic, Aaron Dunward, con numero 30 Dragan Grisic, Nathan Guy e capitano Lucas Stricker, allenatore Jürgen Prantner. Risponderà la Junior di Francesco Ancona con Vito Volio e Simone Sibiglio tra i pali, Filippo Angelini, Gerco Peric, Tommaso De Angelis, Alessandro De Angelis, Emiliano Franceschetti, Gianluca Grassi, Albin Jarstam, Damiano Tarano, Marco Pignatelli, Davide Pugliese, Alessandro Savino, Domenico Pinto, Leonardo Boggia e capitano Flavio Messina dirigono l'incontro, i signori Marcello Carino e Stefano Pellegrini. Stavo dando un'occhiata adesso alle formazioni, insomma è chiaro, come hai detto anche prima in analisi, le due squadre possono sostanzialmente anche equipararsi in virtù degli ultimi risultati. Abbiamo visto una Junior che quest'anno è straordinariamente trascinata proprio dal giocatore che sta entrando in campo in questo momento, ossia Albin Jarstam, un giocatore appunto che si è dimostrato essere decisivo e soprattutto ha dimostrato di poter caricare appunto la squadra anche sulle spalle. Fossimo in una serie inferiore diremmo di un'altra categoria, ma qui parliamo di altra pallamano, no? Rispetto per la pallamano italiana, che è in fase di crescita comunque. Ma peraltro è proprio questo il punto della questione, è un giocatore che in Italia, almeno data la crisi degli ultimi 4-5 anni, ora noi e tutti gli affezionati sicuramente ricorderanno giocatori di questa caratura, però negli ultimi 4-5 anni direi che è una stella, peraltro così giovane non la si è vista molto frequentemente. Dall'altra parte invece abbiamo comunque il Merano, che è una squadra di grande tradizione e che oggi ovviamente, come detto, vuole cominciare a riportare di queste due gare mancanti i punti necessari per risalire in classifica nella posizione che probabilmente, potremmo dire, le spetta di diritto. Intanto con molto fair play e insomma con la consapevolezza di essere tutti covid free, i giocatori si scambiano appunto un saluto, sono pronti quindi adesso ad entrare realmente in partita. Vedremo insomma abbastanza inedita questa
questo modo quasi scaramantico per poter entrare in campo da parte dei giocatori del Milano, insomma, sembrava quasi la nazionale, come dire, neozelandese di rugby. Beh, giusto così, per diciamo riscaldarsi, no? E anche darsi d'animo per questo incontro. Andiamo velocemente a leggere anche quella che sarà quella che è l'intera giornata in corso, che vede in campo Siracusa, Cingoli, Fondi, Bressanone, Conversano, Epan, e appunto a questo Foligno Orfano e Merano. Non giocheranno Siena, Bolzano, Sassari, Pressano, queste due, perché sia il Siena che il Sassari sono impegnate in European Cup, con il Siena che ha ben figurato pur perdendo all'andata in Kolbrenje e Velenje in Slovenia, e il Sassari invece giocherà oggi contro una compagine del Parnassos Cipro, Nicosia praticamente, andate e ritorno tutte e due le gare in terra cipriota. Molteno Trieste invece è rinviata a causa di una positività Covid tra le fila della formazione giuliana. Anche Fasano è stata vittima di questi due test, con questi due testati positivi, che però si sono negativizzati nella giornata di ieri. Intanto il match è partito, è cominciato. Beh, diciamo che quest'anno, questa stagione è un po' iniziata con questa consapevolezza, cioè nel senso, non poteva e non sarà una stagione normale. Ovviamente c'è da tenere in considerazione un fattore in più che va al di là della preparazione fisica, dell'aspetto tecnico e tattico delle partite, che è appunto questa questione relativa al Covid, insomma. C'è da dire che proprio nelle ultime settimane però la Federazione Italiana Gioco Handball, mostrando anche una certa attenzione, ha indovinato il protocollo giusto, questi tamponi rapidi infatti con cadenza settimanale che rendono sicuramente più tranquilla. Intanto Angiolini tocca subito in vantaggio la Junior, bel movimento, bella aria Angiolini. Sì, bel movimento, tra l'altro un po' passiva in realtà difesa, ecco, intanto c'è uno spintone dall'altra parte, tiro che però finisce nettamente oltre. Intanto 2 minuti a Zeliko Karevic, un po' onestamente direi un po' curiosa questa segnalazione da parte dell'arbitro. E in quanto si è trattato, potremmo dire, di vantaggio, però dopo il tiro, i 2 minuti, ma che non, come dire, non dovrebbero essere sanzionati. Sì, quindi 2 minuti a Berevic per la spinta che ha visto poi a terra il pivot, il giocatore del Merano. Sì, diciamo che la spinta è stata esagerata, ha detto, però dare dopo 14 secondi ma infatti il problema è proprio quello, non sicuramente. La spinta c'era, però probabilmente non andava sanzionata dopo, cioè, tutto quel tempo. Dal regolamento dobbiamo onestamente dire che la sanzione può esserci, vista proprio anche l'irruenza del movimento. No, ma a quel punto onestamente ma avrei fischiato i 9 metri onestamente, quindi. Stato ancora io a provare a entrare, bello, grandissimo il passaggio. E questa volta ottima invece la risposta. E stato subito dall'altra parte il tiro, e c'è questa volta Fabio che riesce senza problemi a prendere. Intanto fatichiamo un attimo perché è una fase abbastanza rapida della partita, 1:40, però le squadre non si stanno risparmiando, non si stanno studiando e stanno iniziando dunque ad alzare subito i ritmi. Infatti eravamo rimasti Cristanel e Fabio dall'altra parte, eravamo rimasti alla bella parata di Cristanel, ma anche al bel passaggio di Iostam, a cercare proprio in posizione di pivot Franceschetti. Si è bene, però uscendo diciamo proprio dalla linea di porta, ha coperto bene lo specchio. Sì. Il portiere Alto Atesino, c'è da dire tra l'altro dall'altra parte proprio che è cresciuto di livello. Bravo, è già di alto livello. Sì, peraltro ecco, se proprio dobbiamo dirla, in questo caso non sentirei di dare la colpa alla difesa, che ovviamente stava seguendo il movimento scalare da parte dell'attacco di Lino Fasano. Forse ha peccato un po' di leggerezza invece in questo caso Hannes Christen, che ha seguito a sua volta il movimento senza coordinarsi con la difesa. Infatti dall'altra parte ottimo il passaggio in posizione di pivot, è bella anche la girata in rotazione da parte di Tommaso Romei e ovviamente Fabio lì l'uno contro uno. Intanto ancora l'arbitro che cerca di confrontarsi con i giudici a bordo campo, giusto per sì, no, anche in questo caso ha monito Angiolini che ha provato a fermarlo, però sono bravo Romei, nuovo arrivato in casa Merano dalla Fiorentina, quindi dalla Serie A2, però un bel prospetto anche fisicamente. Sì, peraltro che è riuscito molto bene a resistere, come dire, alla tanto ancora l'altra parte. Pignatelli fa girare il pallone a tira, questa volta 7 metri guadagnati abbastanza bene. Marco Pignatelli a procurarsi 7 metri.
bravo in questo caso. C'era Pugliese comunque che aveva fatto un buon movimento a supporto, e chiaramente Pignatelli poi a quel punto si è preso il 7 metri che viene come sempre lasciato numero 95 Jostam, che potrebbe portare sul 3-1 la squadra di casa. Intanto in scioltezza, molto bravo, e come abbiamo già detto dalle prime partite, Antonio, in realtà ciò che sorprende da parte questo giocatore è anche il carisma, nonostante l'età, il fatto che riesca a gestire dal punto di vista emotivo. Non è caso di oggi, sono passati 3 minuti e la Junior vince 3-1, ma partite anche complicate dal punto di vista nervoso, che non è da tutti ovviamente. Vuol dire anche non avendo magari una squadra all'altezza del suo talento, con rispetto parlando ovviamente per tutti gli altri della Junior, però evidentemente di caratura superiore anche altre squadre sarebbe il più forte, diciamo così. È stata toccata dall'altra parte, è più che corretta in questo caso la segnalazione da parte dell'arbitro, e era riuscito molto bene nello scavalcamento. Si è arrischiato anche un po' Angiolini con la perché a quel punto o lo lasci oppure sono quasi sempre 2 minuti. Intanto era una via di mezzo questa, proprio tra, anche perché il giallo l'ho già avuto in avvio di gara. Petricevic, Gomei, Lucas Striker, poi sbaglia Doha. Intanto adesso ancora Natarangelo a girare. Jostam Bearevic che è rientrato dai due. Ancora adesso Pignatelli. Natarangelo ancora. Jostam. Ancora Scalia Junior adesso. Può ad alzarsi leggermente adesso la difesa del Merano, ma c'è Pignatelli che gira. Ancora lui. Serve questa volta Pugliese esattamente come prima, ancora Natarangelo, si blocca un attimo, prova a far guadagnare spazio a Jostam, che alza il tiro, il palo. Sì, palo di Jostam. Sì, intanto potrà ripartire dunque adesso il Merano dall'altra parte, ancora, rapidissimo. Il procedimento in attacco da parte del Merano, intanto questa volta giusto, è giusta la segnalazione da parte della... l'arbitro che peraltro è anche molto vicino, potrà dunque ripartire adesso la Junior cercando di capitalizzare il palo. Bellissima questa volta la di Jostam, che va a subire ancora Franceschetti, diretto, si gira e la mette dentro, ma è questo, è quello che fa la differenza tra un giocatore normale e un giocatore, potremmo dire, che si prospetta ad essere anche un campione. La rapidità a livello proprio di esecuzione, potremmo dire sinaptico, nel scegliere di fare un passaggio piuttosto che un qualunque normale attacco in impostazione d'attacco. E intanto ancora dall'altra parte Merano, questa volta chiude bene Natarangelo, sempre piazzato in difesa, fa ancora girare il pallone adesso, fase un po' confusa, si alza il... questa volta l'ottimo riflesso di Olio sulla deviazione da parte del muro, e dunque invita i suoi alla calma e partono gli applausi anche da parte della panchina della Junior Fasano. Ancora io stiamo adesso Natarangelo, prova a puntare, è bravo Jostam, rapidissimo, ancora una gran palla verso Franceschetti, ma ancora una volta, ma che gran palla dato Jostam, incredibile Antonio, davvero bravissimo. Sì, evidentemente è salito anche l'affiatamento tra Jostam e Franceschetti, e ora si cercano e si trovano molto facilmente, molto più facilmente rispetto all'inizio del campionato. Ma è sorprendente la rapidità con cui riesce a dare un'occhiata per procedere allo scalare e subito dopo a cercare invece, come abbiamo visto in due casi consecutivi, il pivot in posizione. Tra l'altro in questo caso ottimo Franceschetti, perché se l'è guadagnata la Vagnotta, nel senso è stato bravo comunque a girarsi. Intanto ancora dall'altra parte, cioè a resistere anche a un fallo, era sotto fallo l'ultimo. Dall'altra parte Natarangelo un po' irruento nella circostanza. E adesso dunque ancora c'è da asciugare il parquet. Dunque attimo di break, probabilmente il primo dall'inizio della partita, Antonio, perché sono passati 7 minuti e i ritmi sono stati veramente alti. Tra l'altro una partenza stellare della Junior, Fasano sta giocando benissimo, come dicevi, questo color stabile diciamo che funziona abbastanza bene, anche oggi si sta confermando. Stiamo a vedere, manca ancora moltissimo e il Merano di certo non è venuto a farsi una passeggiata in Puglia, anche perché alle 10 bisognerà stare a casa, insomma. Assolutamente sì. Dall'altra parte Petricevic scambia, viene a provare il ritmo e Fobio mette ancora Fobio una pezza, poi Jostam recupera la sfera, accelera con Natarangelo, Jostam, Bearevic,
scarica Angeli, perde forse un po' il tempo. Sì, sì, peraltro qui ha rischiato molto anche Notarangelo nel tornare dagli Ostam, è stato bravo e veloce, e tanto qui invia i suoi alla calma. Adesso ancora Junior, è sempre con calma. Notarangelo. Io resto anche a parte altissimo sì, adesso. Sì, sì. Beh, peraltro anche, come dire, la prestata fisica, quindi la rapidità per poter gestire quel metro, quei due metri in più. Intanto ancora questa volta Pignatelli entra e la mette dentro. E 6-1 dunque. Minuto 8, 24 secondi. Qui intanto Notarangelo ancora. Spintona peraltro rischiando qualcosina Petricevic. È molto bravo Pignatelli a fare la finta del passaggio, sì, in mezzo intorno. Sì, sì, sì. No, stando fino a questo momento la Junior non ha sbagliato nulla, insomma, anche dal punto di vista tattico. Intanto questo ingresso è forse il primo buco vero in difesa. 6-2. Franceschetti Jortam. Subito i due si cercano. Dunque si riprenderà come l'arbitro ha indicato dall'interno dell'area dei 9 metri. Sì, forse abbiamo parlato troppo presto, due errori consecutivi. Sì, due errori abbastanza grossolani peraltro, e potremmo dire scolastici. Ancora Petricic. Gira ancora, c'è Luca Stricker dall'altra parte. Petricic alza il ritmo, lo scala verso il Merano. E il tiro, questa volta la posizione forse anche abbastanza gestibile da parte della Junior e anche da parte di Fovio e da parte di Luca Stricker. Dall'altra parte ancora Bearovic a girare per Notarangelo, scambia subito per Bearovic, è la parte di Bearovic a girare, ma adesso deve accelerare Pugliese, e invece Jostam permette a Bearovic di uscire e rientra dunque in posizione dalla sinistra Pignatelli. Adesso gestione con passivo intanto, quindi dovrà alzare il ritmo Jostam, il tiro questa volta ancora. Sembra davvero incredibile, sembrano tiri assolutamente normali, ma sono di un'efficacia clamorosa Jostam, ma anche in questo caso passivo con una naturalezza incredibile. Gli arriva il pallone, tiro, e ovviamente riesce a sorprendere dall'altra parte anche Hannes Christanel, che nulla ha potuto, e quindi Junior 7 Merano 3. Interrotto proprio il mini back anche sì, del sì, Merano, sì, che si era sì, fatto un po' aveva un attimo rialzato la china. E tanto ancora Stricker che fa girare il pallone e gira anche lui con Petricevic. Ancora Stricker, scambia ancora con il numero 23. Ancora lo scalare dal ritmo altissimo da parte del Merano. Petricevic, bene la finta, prova a entrare, gran parata di Fovio. E qui onestamente è stato molto bravo Fovio ad anticipare il tempo, a mettere quel passo in più, a chiudere lo specchio a Petricevic. Ci sono trovati nell'uno contro uno, ovviamente poi l'ha anche tirato addosso, lì magari un pallonetto avrebbe risolto tutti i problemi. Sì, anche Fovio salito di livello, se si può dire, a uno che è già di così tanto, sì, così tanto sì, livello assolutamente sì, un campionato sì. Highland e Fovio, due partite le ultime due di grandissimo profilo. Petricevic dovrebbe, insomma, è stato ancora, e questa volta ancora lui, incredibile, è veramente una un grande Vito Fovio. Abbiamo quasi, non so quante volte l'abbiamo parte, bella però la parata, esatto, parata plastica potremmo dire di Romei, veramente intercettato, ha tolto dalle mani di Franceschetti, sì, una, sì, sì, una palla che il 90% poteva, sarebbe stato tramuto in gol. Ovviamente il portiere c'è anche per parare un'altra parte, un 10% di ovviamente, però dai 6 metri senza avversari praticamente non questo è difficile. Questo è il classico riflesso che gli allenatori apprezzano tantissimo, quindi però insomma intanto ancora Junior. Passiamo adesso in Pugliese. Angiolini non la palla migliore, Angiolini poi la ridà Pugliese che serve Pignatelli, questa volta basta inglosire. Sì, pecca di leggerezza, qui è evidentemente esagerato, esattamente questo invece è l'atteggiamento che gli allenatori non vogliono vedere mai, e quindi abbiamo visto da una parte due esempi esattamente opposti, qui il sacrificio di Romei prima e la leggerezza di Pignatelli adesso. Sì, era evitabile, è vero che il portiere era uscito quei due passi avanti, quindi per un'ala che ha il polso dal facile, dalla virgola facile, ti ingolosisce come situazione. Intanto viene fermato nuovamente il cronometro, 12 minuti e 26 dall'inizio dell'incontro, 7-3 il punteggio, ripartore il match. Ieri stava quasi soffiato il pallone, un
poi sordina Prantner fin questo momento, che probabilmente è un po' quello che è mancato anche in posizione di terzino destro. Intanto ancora, eccolo qua, proprio Prantner fa girare per Petricevic, bella palla posizione per Romelu Lukaku, invasione e ancora una volta si c'era l'invasione, però era stata abbastanza palese, ha preso lo D'Arangelo, qui si alza, prova il tiro e dall'altra parte gli appugna che la mette dentro. Se piega le mani di Kristaner, anche una sassata da sì. Non è andato, dice, e qui peraltro va a coprire abbastanza bene con cattiveria. E intanto ovviamente Jürgen Prantner si richiama i suoi più 5 dopo c'è neanche un quarto di gara, comunque un inizio folgorante della Junior. E dicevamo un avvio di gara molto importante, tutti sul pezzo, si può dire. Sì. Tornando sull'ultimo gol di Pugliese, c'è da dire che quello che non aveva fatto Pignatelli in precedenza, ovvero aveva cercato il preziosismo, dall'altra parte invece Pugliese è andato sul concreto con di potenza a trovare. Sì. Beh, diciamo che probabilmente con un risultato del genere puoi anche permetterti la leziosità. Dall'altra parte è un esempio di concretezza assoluta, che invece l'approccio di cui c'è sempre bisogno, con cui non sbagli mai. Magari non finisci in prima pagina sulle riviste specialistiche, non sarà il gesto estetico più bello del mondo, però è sempre concreto ed è quello che poi vale un punto sopra gli avversari. Intanto si entra, c'è stato molto per lottare. Antonio, quando lo scorso anno eravamo nella postazione esattamente di fronte, riuscivamo a capire qualche informazione e a cercare di interpretare anche gli stati d'animo. Quest'anno un po' meno, però sicuramente Jürgen Prantner non sarà stato leggero coi suoi. No, assolutamente no, anche perché il Merano è una corazzata alla fine per questo campionato, tutti atleti che giocano la maggior parte insieme da parecchio tempo, a parte Nocelli, Romei, che sono due dei nuovi arrivati. Però riparte il match. Nel frattempo Petricevic, vediamo se è cambiato qualcosa nello schieramento, ci pare di no. Romei che parte posizione di ala, sì, doppio pivot praticamente ora il Merano. Però ancora Striker, e ancora lui, è inutile, tanto partenza velocissima, qui Pugliese fermato, ma diciamolo, cioè stiamo parlando di Forever Young, cioè davvero sì, è immortale questo ragazzo. Sì, questo neologismo casa pennello, sono molto simpatico. E intanto riprenderà dunque adesso la Junior Zano con un'azione che da contropiede si è convertita quindi in attacco. Notarangelo. Sì, abbiamo visto un tentativo di doppio pivot subito del Merano nell'azione precedente, ma non ha funzionato. Con il numero 11 Andreas Striker, che è entrato ora, Pugliese incrocia bene. E qui bravo, però comunque Kristanella, sì. Peraltro vabbè, tiro abbastanza leggibile, insomma si presuppone che un portiere di Serie A possa quantomeno intervenire. Sì, incrociato bene, però non forte. Classico. Dall'altra parte Angiolini. Questo invece è un tiro che se lo prendi con qualunque parte del corpo di Paimane, insomma a quella distanza, quella potenza è davvero devastante. E intanto dall'altra parte ancora cambia Antonio tra attacco e difesa sempre nel Merano, è entrato nuovamente Prantner, eccolo qui. Striker. Sì, Romeo era giocato ad ala praticamente. Sì, sì, stavo notando la stessa cosa, infatti mi manca il pezzo, ed eccolo qua, però entra quindi in posizione di pivot adesso doppio, ancora Petricevic, c'è uno schema che è evidentemente fallito, e intanto ancora Striker dall'altra parte, prova ad andare in ritmo, cerca il compagno in posizione di pivot, ma difesa eccellente della Juve, difesa Nota eccellente. Angelo si gira abbastanza bene con Franceschetti. E intanto nuovamente prova ad alzare il ritmo, adesso il Merano non deve scendere di ritmo e viene fermato ancora da Franceschetti. E rischia il passivo del Merano perché non riesce a trovare i varchi. Petricevic ora prova, se non è un po' forzato questo fischio, no, è più forzata anche la munizione, peraltro l'arbitro probabilmente l'ha visto dall'altra prospettiva, anche che aveva perso il pallone dal suo volo. Sì. Petricevic ancora si alza il tiro e finisce largamente fuori. Fodio si era affidato al muro, si confronta quindi con Notarangelo che ha difeso abbastanza bene. 15-9-3. Sì, tra l'altro c'è da dire anche questo, che una Juve che è maturata anche dal punto di vista che se c'è una fischietta arbitrale che magari può sembrare avversa, non reagisce in malo modo, ma azzera tutto e riparte, difendendo alla grande, come sta succedendo in questi primi 16 minuti, veramente di altissimo livello. Dall'altra parte Angiolini,
vede Pugliese, poi nota Arangio, un po' forzato il passaggio, sì, però è ancora attuale con Jurstam, con Giovini. Jurstam difende bene anche il Meranore in questa fase, poi c'è, qui, il piede, c'è il piede, c'è di regola, sì, anzi no, sì, 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 perché comunque era involontario, hanno visto sicuramente meglio di noi, meglio posizionati i due arbitri. Jurstam, certo, carica il destro, facendo un certo castizio, poi nota Arangio, come un carro armato, questa volta sono i due minuti per Andreas Strieger. È davvero è la sua caratteristica, baricentro basso, consistenza fisica notevole, insomma un tanker che ne ha fatti fuori due ed è riuscito a entrare, peraltro mantenendo la, come dire, la capacità fisica di muovere, di terminare la catena proprio cinematica per il tirare, sì, con una discreta forza, sì, 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 sì. Non è assolutamente scontato, però sì, ricoordinarsi sotto palo, per chi ha giocato sa che non è proprio, esatto, la migliore delle condizioni, però lui ha questa, come tutto, questa caratteristica di agire a testa bassa, dritto verso l'obiettivo, che in questo caso è quello del gol. Certo. Che è un pregio, un difetto talvolta, ma in questo caso è rivelato anche un pregio. Esatto, Lucas, diciamo che ancora parte rischia. Ah, per problemi. Copre abbastanza bene la parte. Franceschetti. Con tanto di esultanza la Pippo Inzaghi, però effettivamente è un gol che si vede sempre più spesso da quando è entrato ormai anche negli schemi italiani questo cambio in attacco per giocare con l'inferiorità numerica, col, esatto, portiere, con la parità numerica nonostante due minuti, però fa sempre scena un cosiddetto tiro dalla distanza, anche perché aveva la lucidità di capire effettivamente, poi da fuori è facile vedere la porta vuota, ma a caldo magari non è proprio il primo pensiero che ti viene in mente. Voglio dire dall'altro canto che giusto, no, e in questo caso onestamente, a differenza da quanto, di quanto insomma sta cercando di spiegare all'arbitro anche mister Ancone, ritengo che ci siano gli estremi per i 7 metri, perché il giocatore era evidentemente sbilanciato ormai per compiere l'azione di tiro e si è girato su se stesso, proprio dato il contatto. Non ci sarebbero mai stati onestamente 2 minuti. No, 2 minuti no, però il 7 metri, il 7 metri mi è sembrato abbastanza giusto. Dicevo, comunque sembra che abbia problemi di contatto col pallone il Merano. Intanto Lucas Strieger, l'avevamo appena detto, hanno proprio problemi con il controllo pallo, c'hanno un gergo calcistico, sì, ipnotizzato. Anche perché poi un più 8 dopo 18 minuti, no, non lo vedevamo dai tempi dei 3 gironi di Serie A, quando, sì, anche le forze in campo erano spesso dal divario prorompente tra le compagnie. Esattamente, perché poi insomma c'erano sempre intanto qui dall'altra parte, che tiro ancora Jurstam, e ha sorpreso d'altro anche noi, perché era evidente che stesse cercando di proseguire nello scalare, invece si è girato con il busto e ha fatto partire una frustata, sì, che ricorda quasi Bogovic, no? Insomma, per, sì, altra lamma. Ha questa capacità di alzarsi e decidere in una frazione di secondo cosa fare, se, sì, passare, se tirare, se palleggiare. L'altra parte, bel gol. L'altra parte ancora il Merano che, sì, prova, Lucas, e deve mantenersi in partita. Sì, Lucas Strieger, capitano del Merano, rimette. Peraltro Antonio, un dettaglio curioso, dopo il gol di Jurstam ho dato un'occhiata alla panchina della Junior e c'era mister Ancona che continuava a dire ai suoi manteniamo alto, cioè manteniamo alto il ritmo, non si accontentano chiaramente di un 12-4, no, dopo 20 minuti, e anzi devono continuare a mantenere questo ritmo perché consapevoli del Merano, che è una squadra che può comunque in qualunque momento riprendersi la partita. Intanto dall'altra parte ancora Franceschetti la mette con grazia, 13-4. Peccato essere a porte chiuse, perché già in 15 quelli che siamo, 30 del Merano continua a sbagliare. Intanto Franceschetti, la partenza rapidissima, ancora Franceschetti, ancora lui, bella ancora una volta, rapida e davvero efficace la manovra in contropiede da parte della Junior Fasano. Sì, il Merano è nel pallone, sì, il Merano è chiaramente nel pallone. Dicevo, va bene Francesco ancora a insistere, perché il Merano è sceso in 16 in Puglia, quindi comunque ha la panchina lunga, certo, può dar fondo ad energie non consuete rispetto a molte squadre che in trasferta vanno, certo, con meno uomini. Mentre tra i pari ci sono un avvicinamento del Merano, dall'altra parte Nocelli, giunto da Cingoli, finisce fuori proprio da Franceschetti. Guarda, ritengo che effettivamente il Merano non ci sia dal punto di vista proprio nervoso, psicologico, cioè i giocatori sembrano assolutamente travolti da questi primi 20 minuti della Junior Fasano, che fatta eccezione
per un paio di errori che poi hanno generato quelli che sono intanto dall'altra parte del tiro, finisce sì, sì, tiro fuori, deviato dal muro, sì. E qui intanto ammonito Fovio per le proteste abbastanza animate. Dicevo, sì, la deviata del muro in realtà ci stava, fatta eccezione per quei due errori che poi hanno generato due dei quattro gol del Merano. La Junior Fasano è stata praticamente impeccabile. Certo, un po' comunque gli arbitri suscettibili anche da subito il giallo, la minimo accenno di protesta. Tanto perde Paranocelli. Giusto perché abbiamo visto Nocelli appunto che si stava lamentando per Notarangio, che appunto la parte avesse toccato con un piede il pallone, ma solo dopo il fallo. Sì, prima ha fatto doppia Nocelli. Poi, sì, di Nocelli. Sì, dicevamo una Junior che è veramente strepitosa, il Merano al canto suo non è al momento in partita, è già passato un terzo del match, non sarà certo facile sotto recuperare 10 reti di scarto per la formazione. Beh, altresì no, ma come dicevi l'intervallo di 10 reti dopo 20 minuti onestamente rimanda davvero a confronti tra categorie differenti. È chiaro che il Merano subirà un momento in cui rientrerà in partita. Se lo aspetta anche Ancona ed è il momento, sarà il momento in cui dovrà reggere anche dal punto di vista difensivo la Junior, che intanto adesso continua ad attaccare ancora con Justam, che fa girare il pallone per Notarangelo, si sono invertiti due. Justam allarga questa volta, ancora dall'altra parte Angiolini prova ad accelerare ulteriormente. Justam il tiro, bravo Romeo, Romeo che ha capito non poteva fare null'altro. Justam c'è il time out chiamato da Francesco ancora dall'altra parte, ancora un break, quindi questa volta però richiesto da parte della panchina fosforescente, direi oggi, della Junior Fasano. Quindi c'è confronto, ma soprattutto è un'opportunità, Antonio, per la panchina del Merano. Ritengo che ci sia molto da dire, un po' come dicevamo anche prima. È chiaro che non si può individuare nelle ore di viaggio, perché comunque, come dicevi, la panchina è lunga. Però è evidente che c'è qualche problema, insomma i giocatori sembrano non comunicare tra di loro. C'è evidentemente un problema oggi nel Merano, perché non è una squadra che, a prescindere dall'ottima prestazione della Junior, non può subire 10 reti di gap nei primi 22 minuti di gara. Sì, usando proprio un gergo che non appartiene a questo sport, anche perché non riguarda affatto, è come quando una squadra calcistica sbaglia i tacchetti e sbaglia e non riesce a giocare su un terreno di gioco. Così sembra il Merano in questa circostanza, mentre sta per ripartire l'incontro. 21 minuti e 37 secondi dall'inizio della contesa, 14-4 il punteggio. Diciamo che ci dispiace quasi che, no, ci dispiace a prescindere che sia a porte chiuse il match, perché con questa prestazione veramente sarebbe andato in visibilio per intero tutto la palestra Zizzi. Pugliese, Angiolini finge il tiro, poi va tutto, emula Notarangelo, però questa volta in due lo riescono a fermare. Rifiato un po' Notarangelo, rischia anche che gli arbitri poi sanzioni con il passivo. Angiolini, Irsam, passivo, segnalato Angiolini, prima finta, serve Fredo Messina, c'è il fallo però evidente, subito da Romessina, fallo commesso da Romei. Irsam riceve il pallone, trova il varco, non trova la porta. È raro vedere un errore da parte di Irsam. Sì, è vero, effettivamente. Però è umano, è umano anche lui, anche se ovviamente la condizione di passivo mette sempre attenzione. Quintato forse dall'altra parte, per il tiro finisce con un raso terra flebile che assolutamente sì, era non stato spiazzato fuori, ma per quanto era debole si era potuto rialzare, sì. Bello comunque, però intanto 22-14-4 fino a questo momento una Junior Fasano che ha sbagliato davvero poco, e invece un Merano che nella ripresa dovrà indubbiamente rivedere un po' di considerazioni fatte su questo primo tempo. Intanto ancora Notarangelo qui è fermato con un rischia fallo. Anche la scusa temporanea Notarangelo. Beh, onestamente in questo caso secondo me c'erano anche sì, i presupposti. Sì. Notarangelo, Irsam, Angiolini fa tutto da solo. Grande
questa volta il tocco fallo, anche se per quanto sia arrivato a mio avviso sia stato ininfluente, però ci sta la segnazione, tra l'altro un'elevazione pazzesca di Angiolini, ma non la conosciamo oggi, ma probabilmente sarebbe non ha chiuso il movimento, sì, sarebbe stato toccato poi anche dall'avversario. E intanto dunque si ripulisce il parquet per permettere il regolare svolgimento delle operazioni di gioco. Jürstam, ancora Matarangelo, Angiolini, bellissima questa volta, strepitosa anche, tra l'altro bel movimento da parte di Messina, intanto dall'altra parte rapido. È onestamente incomprensibile questa situazione per 2 minuti. Cioè, Jürstam non ha neanche toccato il braccio dell'avversario che stava andando a tirare, ha continuato seguendo il suo movimento, cercando di diminuirgli il più possibile lo specchio e la possibilità di raggiungere quindi un tiro da posizione accettabile. Però esclusione per 2 minuti, anche Fovio in questo momento, che ha lasciato quindi il posto per permettere il sosiego in parità numerica con l'ingresso. Ne può provvedere per rifiatare, io stiamo nella circostanza. Sì. Però dicevamo, è entrato anche Alessandro De Angelis. E intanto a uomo Notangelo, dall'altra parte scambio Angelini De Angelis. Ancora i due che sembrano dialogare. Bella questa palla per Pulire che prova ad entrare dall'altra parte, dentro ancora. 15-5. E ma di Fioretto, Pugliese, precedentemente di forza. Ma peraltro con l'importantissima data d'inferiorità numerica. Intanto ancora il Mera dall'altra parte accelera e cerca di sfruttare questo momento e riesce abbastanza bene con il gol del 15-6. Sì, poi contro scalare al centro Nocelli ha trovato la deviazione. 5 minuti e 15 secondi al termine, 9 reti di distacco tra le due squadre, il vantaggio quindi per la squadra di casa. Sì, diciamo i due grandi protagonisti della gara, Franceschetti e Jürstam, sono entrambi a rifiatare in panchina. Sì. Forzatamente lo svedese, Flavio Messina invece già dalla prima minuta ha preso il posto del pivot argentino Angiolini, questa volta viene fermato. Beh, chiaramente in inferiorità numerica devi un po' andartene a prendere, devi cercare di arrivare a tirare sotto passivo e devi cercare di guadagnare il più tempo possibile. Angiolini passivo, intanto Alessandro Angelis è preso da solo, anche un po' slanciato. Angiolini subisce ancora fallo e Romei poi fa sentire anche in difesa, bravino questo Romei, questa fretta toscano. Angiolini quindi con regionale di Angiolini, Alessandro Angelis entra bene al limite del passivo, intanto però buona l'idea di Messina di portarsi anche Notarangelo a schiacciare la linea difensiva avversaria. È entrato subito il Merano, adesso prova a ripartire, deve accelerare perché tra poco scadranno i 2 minuti. Intanto Petricic, ancora Nocelli, e qui evidente lo sfondo fischiato, infatti bravissimo Angiolini a prendere posizione. Beh, è vero che Pranter, come dire, è andato come un treno, però Angiolini bisogna avere anche coraggio a prendersi questi falli, perché tu vedi un avversario che ti corre incontro fino regime e tu devi coscientemente rimanere fermo anche schiena di farti male. Beh, un po' scommessa, insomma, quindi devi capire se realmente riuscirà a scavalcarti o a superarti senza problemi oppure ti verrà incontro. Dato come era lanciato Prantner in quel momento, era prevedibile che non si era fermato sicuramente. Mette tornati in set la Junior con Pignatelli che trova il tiro, poi porta vuota l'invasione di Flavio Messi. Ha temporeggiato un po' troppo, si è fatto leggere diciamo il servizio al centro. Dall'altra parte anche Merano continua a non avere un controllo della sfera ottimale, diversi palloni a metà, passaggi a metà. Sì. Nocelli, Petricevic dall'altra parte da indicazione, poi esce Romeide, tornato sulla linea dei sette metri. Petricevic, e qui rischia tra l'altro quella palla passata bassa che ha effettivamente sorpreso anche il compagno. Intanto era riuscito ad entrare, palla che era finita tra l'altro in rete. Questa volta non è riuscita in maniera perfetta la difesa da Angiolini come nella circostanza precedente. Romei chiama anche l'ala per andare a fare il doppio pivot, aprire un po' le maglie della retroguardia pasanese, ma Fovio mette ancora un piede sinistro, precisione su Petricevic. Ecco ancora una volta
Morata, seppur in maniera un po' semplicistica, insomma, l'occasione nello specifico, viene da dire ottima la comunicazione muro-portiere. Anche in questo caso Foglio si è già buttato su quell'angolo tranquillamente, il muro c'era, quindi sì, ha reso più semplice la parata da parte del portiere. Succede quello che deve succedere in una difesa, esatto, della palla a mano. Peraltro quando... Antonio, tu ricorderai benissimo, insomma, anche i telespettatori più affezionati, all'inizio sembravano funzionare. Intanto ancora c'è una grandissima rete di Alessandro De Angeli, c'è anche forse sì, due minuti, grandissima rete di Alessandro De Angeli, che ha fatto un gol da pitch and ball girandosi sul piede perno, limiti del passi. Mentre dall'altra parte c'è la cucina temporanea per Nocelli. Sì, è stato davvero molto bravo in entrambi i sensi, soprattutto a non fermarsi e a proseguire. Da immaginare adesso se Cristianel si è fermato magari pensando che si trattasse appunto di un fallo, perdendo quell'attimo che poi ha reso possibile. In solidità numerica. Sì, 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 sì. Quindi piccolo fraintendimento. E diceva Antonio che invece inizio stagione era apparso quasi come un deficit questo collegamento difesa portiere per il muro e la parata del portiere. Ricordi, le prime partite sembrava davvero disastroso. Sì, sì, diciamo che effettivamente la squadra è nuova per certi versi, una, soprattutto i due, no, nuovi arrivati a registrare, anche lui che inserisce sempre più i suoi giovani, non è più la retroguardia. Sì. È stato ancora una palla clamorosamente persa nella circostanza da Petricevic, un'ingenuità, no? Certo, anche è vero che oggi onestamente fatichiamo a capire perché sta succedendo questo. Sì, nelle file del Merano, no? Sì. Non è da Merano, no, assolutamente no. C'è qualcosa che non va, anche perché come detto ci sono tiri effettivi, insomma la squadra è questa. Sì, manca insomma, solo Oliver, esatto. Martini, però fatta eccezione per Marchi, ancora prende coraggio il giovane De Angelis, meno giovane il suo fratello Tommaso, ma anche lui con personalità in campo. È vero, è vero, peraltro insomma fisicamente fa dell'agilità e della velocità la sua caratteristica migliore, non stiamo parlando di Angiolini, insomma, quindi è un giocatore che deve spesso vedersela anche con giocatori molto più alti di lui, però in questo caso, in entrambi i casi, ha fatto vedere, ha dimostrato di essere estremamente agile. Tanto ancora Petricevic, Stricker dall'altra parte, fa girare bene il pallone ancora Petricevic, vede però una fila di maglie gialle che confonde adesso ancora Petricevic, si ferma un attimo, viene fermato però quasi per mancanza di idee da Flavio Messina. Sì, infatti c'è l'abbraccio alzato del passivo perché non ha 10 secondi al termine. Luca si scivola quasi, perde palla e può ancora andare a sedere con il capitano Messina. La rete e finisce con un 18-6 più 12, massimo vantaggio. Invisibilio il fuoco pubblico, ma comunque caldo presente qui a detti lavori esclusivamente la palestra Zitti. Insomma, è una partita che non si vede tutti i giorni, una partita potremmo dire perfetta. Ora non nascondiamoci dietro un paio di errori che erano stati commessi durante i 30 minuti, una partita perfetta. Immaginiamo tutti i tifosi della Juve Fasano sparsi in tutta l'Italia, il mondo, insomma, che stanno seguendo attraverso dispositivi digitali questa partita, sicuramente soddisfatti di vedere una squadra che sta girando alla grande. Sì, diciamo che andando un'analisi breve prima di dare la linea anche alla regia per questo intervallo, ringraziando Tomusa che ci sta assistendo qua delle riprese, posso dire 70% merito Junior, 30% di demerito Merano che non è sceso in campo, certo. Assolutamente sì, anche perché alcune delle iniziative che hanno portato al primo vantaggio, che è sostanzialmente quello più importante, sono state proprio delle azioni da manuale, potremmo dire azioni da far vedere anche su YouTube ai ragazzini che vogliono imparare realmente cos'è la palla a mano sciolta. Bene, diamo appuntamento al secondo tempo fra pochi minuti. 18-6 il punteggio all'intervallo, grande Junior Fasano. Diretta, a tra pochissimo.
È chiaro che in periodi insomma come questo quasi lockdown è sempre difficile scegliere un po' cosa guardare, no, tra queste piattaforme Netflix, Prime. Oggi chi sta guardando questa partita, Antonio, sta guardando davvero uno spettacolo divertente, non scontato e soprattutto tanta bella palla a mano. Assolutamente sì, è veramente una bella palla a mano, soprattutto da parte della Junior Fasano, che ha abbandonato il biancazzurro per un più felice giallo fluo, che sta portando fortuna. Sì, assolutamente sì. Ora non ha proprio interrotto il riscaldamento la panchina del Merano durante l'intervallo, Merano che per il resto è ancora negli spogliatoi, la Junior invece è già tutta in campo pronta a questa ripresa, con Francesca Ancona che per primo si sta ancora continuando a spolmonarsi, diciamo così, per dare indicazioni ai suoi. Sì, stava simulando con Franceschetti, suppongo il classico schema in cui il pivot esce oltre la linea appunto dei 6 metri sui difensori per cercare di sfondare il passaggio durante lo scalare e creare al ritorno la superiorità numerica, no? Quindi sì. era evidentemente il classico movimento. E intanto cerchiamo di capire se si rientrerà con gli stessi effettivi, ma a quanto pare sì, perché vediamo Pignatelli, Franceschetti, sì, che della fase difensiva praticamente la Juve. Sta parlottando, sta andando un po' alla ricerca anche della pece, Bearevic è in campo, Angelini anche, e Fovio lì a corricchiare un po'. Bearevic che intanto ha avuto dei problemi proprio nell'allenamento di ieri, quindi era un po' in dubbio alla vigilia del match, però ha recuperato in fase di rifinitura ed è a dare il suo contributo in campo in fase difensiva. Ovviamente in fase offensiva deve trovarsi se c'è una ripartenza veloce, ma non è propriamente più il suo ruolo, eppure negli occhi abbiamo ancora le cannonate di Telco. Assolutamente sì, è chiaro che oggi un qualunque giocatore, magari qualche stella emergente, qualche ragazzo che vuole mettersi in mostra dall'altra parte in attacco, poi si ritrova Zeko Bearevic di fronte, che sta lì a difendere un armadio che peraltro fisicamente resta uno dei giocatori più forti probabilmente della Serie A. Non è mai semplice, è chiaro che oggi, dato anche il suo trascorso, la sua esperienza è una risorsa e come tale ovviamente mister Ancona deve gestirla e cercare di ottenere il meglio, soprattutto come già visto e come già detto in fase difensiva. Sì, intanto è tutto pronto con Martelli che ripartiva tra i pali dopo un finale di secondo tempo dove ha fatto anche delle parate importanti, il secondo entrato in campo tra i pali, mentre è tutto in piedi ancora la panchina del Merano. Forse ci sono dei problemi, no, non ritengo sia imputabile onestamente al portiere, sì, il divario notevole tra le due squadre dal punto di vista del punteggio, perché ricordiamo dal punto di vista semplicemente analitico dell'organico, ricordo che è sempre uno in meno ancora per qualche secondo il Merano per l'esclusione del prato di Noceli della fine del proprio giunta al termine della prima frazione, ed è il Merano comunque che attacca per primo. Leo Prantner, Durm Warner che non è entrato proprio nel primo tempo, è entrato in questa ripresa, numero 24. Grisic anche lui numero 30, lo vediamo in campo per la prima volta in questa ripresa. Giustamente doveva cambiare qualcosa, ma beh, sì, è chiaro, Prantner ovviamente non parte un telefonato, però Grisic, da parte di Grisic, mentre tornati si dicevi giustamente Antonio, tornati tutti nel Merano, quando sei sotto i 12 a fine primo tempo per quanto tu abbia i giocatori che ritieni più forti in campo devi cambiare qualcosa non sta andando, devi per forza cambiarlo. Quindi intanto ancora Eurostam aveva tentato il classico asse, sì, qui era un po' distante Franceschetti perché il pettinato non era giunto comodo nelle sue mani, però c'è ancora freddo dopo la ripresa e il freddo è anche giunto qui Fasano dopo una lunghissima estate e vera primavera che è protratta praticamente fino a due giorni fa, fino a ieri. È vero, assolutamente sì, che probabilmente rende anche appunto come dicevi più lunghe e difficili le operazioni di riscaldamento. Dur Walder, Leo Prantner, Grisic, i due entrati si scambiano ancora la sfera, Leo Prantner, Grisic, Dur Walder prova a entrare, subisce fallo, ma una conclusione forzatissima. Dur Walder che trova la facile parata di Vito Foglio, comunque si riparte 9 metri con Andreas Striker numero 11,
che va a rimettere subito la sfera in gioco. Leo Prantner prova a entrare di gol. Grisic, Durwalder trova un palo, tra l'altro una grande occasione, è stato molto bene l'attacco del Merano, però peccato insomma che abbia colpito il palo, una buona occasione. Peraltro Notarangelo prima aveva rischiato tantissimo perché aveva fatto un intervento abbastanza ruolo al limite. Sì. Forse non l'hanno visto gli arbitri con te del metro di arbitraggio della prima frazione. Comunque Antonio, è vero che il risultato non è cambiato, quindi 0-0 in questo secondo tempo, 2 minuti 18-6, però è anche vero che quindi il Merano è entrato con un altro approccio, insomma. Sì, ha provato a muovere maggiormente la difesa della Junior. Ora Pignatelli arriva al tiro e trova Schiacciano sotto le gambe, una bella rete da parte di Marco Pignatelli. Bravo anche la Junior a rimuovere tutti, dall'altra parte ottimo. Bravo anche questa volta Grisic. Anche un bel tiro. Bravo Glisic, cioè perché qui attacco rapido, ci si aspettava un po' tutti quantomeno la disposizione in formazione consueta all'attacco, e invece ha percepito che c'erano i margini per un tiro addirittura dai 12-13 metri probabilmente. Sì, è andato senza avversari a tirare. Assolutamente sì, quindi l'ha messa lì. Fovio probabilmente a sua volta si aspettava che si disponessero per attaccare, quindi sì. 19-7. Cioè, vabbè, senza muro poi non è facile ovviamente intervenire quando ti alzi e non ha neanche un minimo di contrasto. Pugliese prova a fare la stessa cosa dall'altra parte, però scaccia troppo il tiro. Sì, qui è un, come dire, un tiro un po' strozzato dal polso evidentemente, per schiacciarlo è un po' più semplice per il portiere. Però qui sì, bello tra l'altro il cambio volante fluido, questo cambio tra Jostam e Pugliese. Tanto ancora Prantner adesso si confronta sempre con Glisic. Leo Prantner, ancora Prantner, prova ad entrare, questa volta cerca Glisic che finta di far girare il pallone, e ancora questa volta 7 metri per la difesa in aria, e l'ha indicata credo a Notarangelo, perché Beharovic si è girato e Notarangelo chiedeva appunto spiegazioni al compagno di squadra per capire, ma io probabilmente sì. Io ho visto il fallo, sicuramente sarebbe stato 9 metri, però hanno visto meglio di noi gli arbitri, hanno visto proprio l'immagine dell'area difensiva. Beh, ma sai cos'è, che sono il parere che per la difesa in area l'arbitro deve stare attento, perché intanto qui vediamo il tiro dai 7 metri dentro, e quindi 19-8 questa volta è stato abbastanza bravo proprio Luca Striga, sì. Andreas, sì, Luca Striga, capitano. Dicevo che gli arbitri insomma devono prestare un occhio particolare per la difesa in area, che spesso e volentieri, specialmente in azioni come quelle in cui l'attacco è molto schiacciato, diventano frequentissime. Sì, intanto è entrato precedentemente un altro giovanissimo figlio del Merano, Nathan Guy. Sì. Intanto anche Jürgensen commette un'infrazione di passi, Grisic dall'altra parte. Certo, subito chiede scusa, quindi c'è questo mini break di 3-0 del Merano, che è dal meno 13 e a meno 10 adesso, comunque un divario considerevole, però no, chiaramente sono autorizzato ad abbassare la guardia, esatto, la Junior Fasano. Però quantomeno ritengo che Prantner possa essere soddisfatto quantomeno dell'inversione di tendenza. Il Merano di questa ripresa per questi primi 5 minuti è evidentemente diverso da quello della prima parte di gara. Intanto ancora Jostam, adesso che fa girare palla con Pugliese, ancora prova a scacciarsi verso la difesa avversaria, il tiro dall'altra parte, Angelini schiacciato, e qui onestamente la si poteva gestire diversamente anche da parte del Merano, sia dalla difesa che da parte del portiere, che infatti chiede scusa alla panchina. Intanto con la Prater, bella la girata, e qui subisce fallo, grandissima parata da Foglia. Ci sta bello anche il movimento da parte di Prater, molto rapido, finta ad andare verso sinistra, intanto entra verso destra, si porta il comancino, tutto il movimento, e riesce a tirare anche con discreta. Intanto c'è una scusa temporanea per Gavri, c'è più per proteste, chiediamo che per alto, perché sinceramente non era sicuramente un fallo da diciamo da che da giocatori come Zarico Bealevic, dalla sua esperienza, queste scusioni per protesta un po' bisognerebbe evitarle, e non ce ne sia sette insomma. Infatti però è stato rimbrottato sia da Angelo Di Carlo che da Francesco Ancona, cioè che un po' protestano un po' se arrabbiano col giocatore, una via di mezzo diciamo. E intanto adesso il Merano deve essere bravo a capitalizzare questa superiorità numerica, cercando di avvicinarsi sempre di più a un punteggio che possa in qualche modo farli rientrare in partita. E intanto ancora dall'altra parte è evidente la mancata di un giocatore, ma che bravo ancora Fovio ad alzare in quel modo la gamba e opporsi alla conclusione giunta da Luca Vicentina, quindi in posizione tra l'altro da sinistra,
Sì, era un tiro da posizione. No, era entrato anche con un ottimo specchio della porta, insomma, non era sì, angolo ma, zero. Avendo mosso con lo scalare l'inferiore numerica, sfruttando l'inferiore numerica della Junior, ma era una bella... è stato una bella, un bello schema, però ovviamente davanti a Vito Fabio, quando è in serata poi è veramente ancora più complicato. Sì, assolutamente sì. Tutto Pugliese prova e trova la rete con fortuna. Questa... non se l'aspettava nessuno, neanche Pignatelli, è entrato subito dall'altra parte, ancora Plantene fa alzare il ritmo, Glidic che cerca in posizione di pivot e l'arbitro non fischia nulla, subito il lancio da parte di Fabio che però sbaglia completamente cercando di alzare Pignatelli ritmo. Poteva arrivarci, però mentre lui guardava il portiere, il pallone era già da dove doveva essere l'ala sinistra. Sì, esattamente, hai detto benissimo, perché in questi casi il contropiede deve partire e l'ala deve essere già a centrocampo. Intanto che anche sfortunato il Merano con questa traversa, una bordata di del sì ancora di... dall'altra parte, prova subito ad alzare il ritmo ancora Petricevic, Gai Mancino, la nostra 7 metri, Pignatelli sì. Ma anche questa volta sì, Gai si è preso lo spazio, ha tirato, non ha trovato l'aspetto della porta, però Pignatelli era immobile, in realtà non ci sembra proprio un fallo da... mentre continua a correre il cronometro. Luca Striker contro Vito Fovio, sì, contro Vito Fovio, finta il primo tiro, poi il secondo la tocca anche Fovio, ma non sufficientemente, si resta sul più 11 Junior. Sì, qui bello ovviamente l'esecuzione, insomma è chiaro che a questo punto però c'è ben altro da cambiare, questi sono comunque gol importanti, ognuno, ogni errore adesso sarà vitale per il Merano, cioè dovranno avere da adesso in poi per 22 minuti una efficacia del 100%, perché sia sul fronte difensivo che sul fronte offensivo, se pretendi di rientrare in partita non puoi pensare di sbagliare ancora. Ora si è andato un po' a chiudere Pippo Angiolini, Franceschetti Angiolini, Jolstam, Notarangelo, Jolstam, riesce in qualche maniera a seguire Pugliese che trova la traversa, una traversa per parte, la traversa un altro comoda che serve subito, e qui intanto attenzione, la palla si è recuperato, palla Pignatelli, adesso ancora il sì, i ritmi continuano a essere abbastanza alti, sì. Ormai siamo a 40 minuti di gara quasi, e intanto anche in virtù di ciò che dicevi Antonio, che il fatto, no, che le squadre hanno, almeno il Merano, anche il Merano, una panchina abbastanza lunga. E adesso ancora Merano e ancora rapidamente dall'altra parte il tentativo, bravissimo in difesa Franceschetti, non fa fare nulla a Durwalder, Griffith incrocia, trova, e ancora col ginocchio proprio questa parte. Volta Durwalder guarda l'uscita di Martelli e ancora il muro di Jolstam, recupera bravo, palla, bravo Jolstam, lancio lunghissimo, bravissimo, bravissimo, che bello eccezionale da applausi, se ci fosse il pubblico da mettersi in piedi, eccezionale il recupero di Leopard e poi c'è la sponda di Grigic, si sbaglia da tutte parti, ma vediamo anche belle giocate in mezzo, assolutamente sì, bravissimo Pranter in questo caso a buttarsi a terra, a mantenerla con una mano e a passarla. Che lucidità il ragazzo, poi davvero l'ha tenuta incollata alla mano in maniera fantastica, si è coordinato benissimo, davvero un grandissimo gesto atletico, ha dimostrato coordinazione, velocità, esecuzione, una grandissima capacità di Leo Pranter, anche lui giovanissimo, mentre simpatico si pare a sì. Marco Pignatelli che invita il medico sociale storico, sì, domenico sì. Ancora a essere più tranquillo anche nelle indicazioni, si sì, è anche considerato un po' come sta andando il match, quindi sì. Ovviamente è un aspetto simpatico, nulla di particolare da segnalare, 10 minuti 9 secondi del match ripreso dopo la pausa per asciugare il parquet, Jolstam, Franceschetti, Notarangelo carica quasi il tiro, poi se sì, bravo Notarangelo perché è entrato alzando un attimo il ritmo e di un'azione che invece sembrava un'altra parte, Gai bravo subito ammorbidirsi, e quindi adesso ancora Jolstam si spezza il ritmo, aiuta molto anche, cioè, ad aprire le difese, poi la palla a mano Jolstam, Notarangelo, bella palla qui per Pugliese e bella anche la parata di Martelli, sì.
Sì, si è preso tutto lo spazio del tiro pugliese. Accentuò poi la figura di Martelli che non si era ben spostato. Tanta quella dall'altra parte, parte. Sì. Il tentativo di pallonetto, che gol ancora. Molto bravo in questo caso Visintin, ha letto bene l'azione, è uscito giustamente andando a chiudere un po' lo specchio. In questo caso il prezzo di investimento che va a pagare il portiere è proprio quello di subire un pallonetto come questo di Visintin. Esatto, poi devi avere anche un giocatore di fronte che sa mettere la morbida in quella maniera. Mentre sta per entrare Tommaso De Angelis dall'altra parte, e Pignatelli lascerà il campo quando il cronometro è nuovamente fermo per asciugare il passo. Sì, 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 intanto classe 2005 Tommaso De Angelis, 2005. Bella partita da Pignatelli, insufficienza ampiamente piena quest'oggi. No, mi sorprende il fatto che sia entrato nel 2005. Antonio, tu che facevi nel 2005? Avevo appena finito le superiori. Mi viene quasi da piangere, meglio non ricordare queste cose, considerando anche che siamo in un lockdown. Esatto, sorprende il fatto che sia entrato un giocatore così giovane e poi possa appunto competere nella Serie A. Quindi la Junior Fasano, che è da sempre una cantera di giocatori anche di livello abbastanza alto nella storia, tra cui alcuni li vediamo oggi in campo, tra cui Fovio per esempio e Flavio Messina. E altri ce ne sono proprio in panchina. Qui verrebbe insomma da fare il paragone quanti scudetti aveva vinto già Fovio nel 2005. Più di qualcuno sicuramente. D'altra parte entra dall'altra parte il contropiede, può diventare un momento spettacolo, no. Però c'è anche scusa peraltro nella ripartenza Visintin, che comunque ha tirato. Dovrebbe chiedere scusa però al suo allenatore per la doppia che non ha permesso di capitalizzare, e questo ciò che dicevo prima Antonio, cioè questi devono essere gol. Se tu vuoi riprendere la partita al minuto 12 con un distacco di 10 reti, questi devono essere gol, non puoi peraltro commettere in Serie A una doppia e un contropiede. Perché la Junior stasera, soprattutto nel primo tempo, gli errori ne fa pochi, non ti dà molte possibilità. Intanto Tommaso De Angelis recupera ancora Leo Prante, forse non mi migliore di ha un'altra possibilità questa volta. Una finta un po' elaborata, si è inarcato per andare questa al volta la mette dentro. Gran gol, bella l'azione, bravo però Leo Prante. Qui forse c'è meno da palleggiare, quindi è un po' più semplice per Visintin, ma gran palla di Prante, è stato davvero bravo. E direi, secondo me è uno dei migliori nel Merano oggi, Prante. Sì, sì. Però bravo Prante, anche in fase difensiva abbiamo visto almeno un paio di recuperi importanti. Intanto Francesca ancora giustamente si sgola per ridare concentrazione ai suoi, al limite anche della doppia ora. Sì, sì, credo che anche l'abbia commessa addirittura. Intanto ancora dall'altra parte, eccolo qua. Doveva arrivare il gol di un ragazzino del 2005. Intanto ancora dall'altra parte, bella azione. Si è scivolato Beare, invece Andrea Stricker la mette dentro, la presa senza neanche alzare le braccia, con assoluta semplicità. 22-13, ma torniamo, rewind, un gol di Tommaso De Angelis, 2005. Sì, è entrato benissimo, ha preso lo spazio, ha visto il movimento del portiere. Dall'altra parte Stricker bravissimo, però facilitato dal fatto che Beare fosse scivolato proprio in fase difensiva. Sì, sì, sì. Tommaso De Angelis, Angiolini, che sta giocando praticamente dall'inizio senza soluzione di continuità, riceve palla, Notarangelo, classico movimento questa volta, c'è lo sfondo. Ma questo è il rischio di Notarangelo, ne abbiamo parlato anche prima, no? È un giocatore che ha la notevole forza fisica, però se lì, anche se sei stanco e non riesci a controllarti, l'80% delle volte sfondo. Tanto molto fiscale gli arbitri, infatti Martelli fa notare che è un passo avanti. Sì, 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 quella è stata battuta, è veramente una forzatura, ne approfittano comunque per asciugare il parquet. Dunque adesso si riprenderà ancora, giustamente l'arbitro fa presente allo staff Paolo Orlando che c'era ancora da ripulire un piccolo angolino di parquet. Adesso potrà ripartire dunque Lorenzo Martelli, felpa numero 16, per uno dei tre portieri che è venuto qui in Puglia. Lui, Cristanel, che ha giocato praticamente la prima mezz'ora di gara, il primo tempo, e Riccardo Chille Meletti con il numero 1. E adesso ancora Merano con Pranner che cerca lo spazio, ancora fa girare il pallone per il Valder,
ancora Prattner, si scambiano i due, prova ad entrare con il tiro, fa girare ancora la palla, c'era Durvalder, ma ancora Prattner, viene invocato il passivo, ma l'arbitro non è dello stesso avviso, ancora Merano, e qui dovrebbe invece esserci il passivo, e la palla però toccata con il piede, e in questo caso ci sta. Sì. Glisic era stato nel tentativo di passaggio a colpire poi la gamba dell'avversario, qui tanto il tiro del Balder c'è, però di diciamo che finisce fuori. Ha bocciato Jürgen Prantner, Petricevic e Lucas Striker, però Durvalder e Glisic finora non è che abbiano ancora fatto rimpiangere, diciamo, più di tanto. 23-13 il punteggio, mentre Angelini di quella palla si invola. E questa volta questo mini break è sicuramente letale per il morale del Merano. Guarda Antonio, sono estremamente sorpreso, non probabilmente anche dal risultato, insomma era già sorprendente a fine primo tempo, ma l'approccio del Merano, Antonio, cioè continuano a non essere scesi in campo, cioè anche prima lo vedi in questo passaggio nel recupero palla da parte di Angiolini, non sono proprio assolutamente scesi in campo. Ancora Denvalder intanto dall'altra parte, prova a far girare il pallone, sempre lui, cerca Leo Prattner che prova ad entrare, ancora lo scalare, prova ad alzare il ritmo, in questo momento sempre Denvalder che prova a fronteggiare Tommaso De Angelis. I due hanno almeno quei 50 centimetri di differenza, ma la palla finisce fuori, finisce larga più che alta, e Fovi ovviamente era anche ben piazzato per poter recuperare questo pallone, ma non ce n'è stato bisogno. Era entrato anche Freund con il numero 22, che ora vediamo marcare Franceschetti sulla linea del pivot. Ecco, insomma, anche diciamo sta facendo ruotare molto anche gli uomini a disposizione. Sì. A questo punto Jürgen Prantner. Direi che più che di Freund ci sarà bisogno di Freud per capire cos'è successo al Merano. Intanto ancora qui, e si voleva ci prendere stava, ci stava questo palcoscenico, ci stava perché era uscito De Angelis. Martelli, Tangiolini quasi replicazione di prima, questa parte Gai contro Fovio, e bravo, questa volta è bravo, dentro, bravo. Ancora il gol quindi del 24-14 meno 10, ed è Gai, Nathan Gai, a mettere dentro, bravo, sicuro, in scioltezza, anche lui giovanissimo peraltro, sì, col polso diciamo è andato subito a ecco, a modificare la direzione del tiro all'ultimo secondo, quando Fovio ha fatto il passo in avanti, no? Ritengo che Jürgen Prantner debba insomma un po' rivedere questo aspetto, perché Merano ha mostrato una buona palla a mano a tratti, ovviamente un alto tasso tecnico che sapevamo già non manca a questa squadra, ma è mancata sotto il profilo davvero nervoso, sotto il profilo morale, insomma è come se i giocatori abbiano dato per persa questa partita dopo i primi 10 minuti di gara, insomma. Sì. Intanto Jostam piede di Striker, no, c'è 2 minuti, anche questo gratuito perché era fermo. Assolutamente no, era in questo fermo, caso invece viene davvero da chiedersi come possa essere giudicato 2 minuti del genere. Era fermo. Il giocatore lì fermo, riceve il pallone sui piedi, ovviamente non può amputarselo, non può spostarlo. E una squadra, poi peraltro sul 24-14 anche a voler interpretare nella maniera peggiore del mondo e più volontaria del mondo, un arbitro spesso armato anche di buon senso non darebbe mai questo 2 minuti, peraltro a nostro avviso non c'era, no, ma non c'è, insomma, dal buon senso assolutamente, quindi inesistenti, possiamo dirlo con ragion veduta, essendo fermo ben piantato sui suoi passi, sui suoi piedi. L'atleta alto segnetato Notarangelo, senza guardare in look, trova Pugliese, 25-14 Junior, ora mancano 12 minuti al termine, sì. Difficilmente vedremo miracoli da parte del Merano. Mancano 10 minuti, è una differenza di 11 gol, è chiaro che molto molto difficilmente, anche con un totale blackout da parte della Junior Fasano, sarà difficile vedere il recupero di questa partita da parte del Merano. Non pervenuto in provincia di Brindisi. È entrato Lucas Striker, capitano della formazione Alto Tesina. Ancora Gai intanto fa girare il pallone sempre per Denvalder, che prova a girarsi a cercare, però non c'è nessuno perché è in uomo in meno, sì. Sì, sì. Qui sematico a memoria, purtroppo spesso succede quando anche ci sono infatti, queste occasioni, che è un classe 2002 pur essendo un atleta piuttosto fisicato, 2002, così come Felix Freund, sì. Così come anche Nathan Gai,
mentre addirittura classe 2003 Luca Visentin, una squadra molto giovane, sì, quella del, sì, sì, del Merano. Yersan prova la magia. Vedi, qui per esempio c'è assolutamente il collo con il piede. Intanto ancora dall'altra parte Gai contro Fabio. Ancora Gai 25-15. C'è da dire che se devi provare qualcosa è giusto provarla sul più 10 piuttosto. Beh, che chiaro, parla. Ormai insomma la partita per quanto riguarda il Merano non ha più nulla da dire. Quindi diventa quasi una risorsa avere ben 10 minuti con una partita che ormai è praticamente già persa per provare quello che insomma può essere uno schema di gioco piuttosto che un giocatore. Intanto ancora dall'altra parte qui anche sfortunato proprio Durval. Sì, andiamo, continuiamo a dire anche Romei classe 2003, Leo Prant classe 2001, parecchi under 20, under 19, Grisic 2001, sì, una squadra giovanissima. Praticamente tolto Cristanel che abbiamo visto il primo tempo che è 87, gli altri sono tutti dagli anni 90 in giù, Grisic 89 borderline, e anche anni 90 ce ne sono ben pochi, sono tutti 2000. Giulini intanto piega le mani, sì, quella... di Fovio era riuscito insomma Fovio a metterci una mano, ma bel tiro potente. 10 minuti, 10 gol di scarto. Sì, rientrati intanto tutti gli effetti in campo il Merano. Notarangelo, Jelstam, Angiolini, anche ritmi più blandi ora. Sì, ovviamente, ripeto, una partita che adesso non ha più molto da dire, se non qualche tentativo. Intanto ancora dall'altra parte pugliese si farà un po' di statistica. Intanto prova ad alzare subito il ritmo adesso il Merano dall'altra parte. Il tiro è ancora Felix Freund, 27-17. Gli applausi della sua panchina, ed è giusto proprio che facciano minuti importanti in campo, certo, questi giovani per bene della pallamano italiano. Assolutamente sì, e in questo momento come dicevamo è l'ora dei tentativi, verrebbe da dire. Quindi intanto vediamo anche Jelstam che quest'oggi dopo il primo quarto di ara ha anche cercato molto meno il tiro, ha dimostrato, sì, sì, che sì, quando sì vuole sì può fare, però è giusto far crescere gli altri, provarli anche, esatto. È un po' come dire un campione deve fare anche questo, no? Esattamente, adesso okay, vi indirizzo la partita come dovrebbe essere indirizzata e adesso fate un po' l'esperienza e cercate di mettervi in mostra anche di fronte, una coppia abbastanza evidente. Poi c'è la perso palla il Merano, c'è stato il fallo però subito da Sticker. Il tema chiama interruzione temporanea, non abbiamo capito perché. Ah, c'è da cambiare il pallone perché è nuovamente scivoloso. Ma intanto è raro vedere che gli altri prendano queste decisioni senza che siano gli atleti, sì, a richiamare, sì, sì, assolutamente attenzione. Sì, sì. Arbitraggio oggi accademico con qualche svista insomma, ma... sì, non ci sono particolari difficoltà però, esatto, partita abbastanza semplice da dirigere qua. Sì. Luca Strigger, Felix Freund ancora passivo, qui chiamato tempo... il passivo e vediamo se si arriverà al tiro. E questa volta un po' sì, diciamo che di colpa probabilmente si sta anche un po' rilassando il numero 16 della Junior Fasano. Sì, non era un tiro resistibile anche se non ha tirato con tutta questa difesa organizzata, mentre rientra anche Alessandro Angelis che ha avuto un impatto più che positivo sul finale della prima frazione, due gol nella prima parte di gara, classe 2003 per lui. Proviamo Messina, Angiolini, bravo De Angelis a trovare il fratello De Angelis. I due fratelli si cercano, dunque, si trovano, chissà quante volte l'hanno fatto anche della loro anche città a casa in salotto magari con tanto di madre che si lamentava, attenti alla anche cristalliera. La madre è stata una grandissima pallamanista ex nazionale, sicuramente ci sta seguendo e salutiamo proprio una famiglia di atleti proprio della pallamano, la famiglia De Angelis, sì, 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 che ha dato anche eredità importanti come vediamo in campo questa sera. Un assolutamente saluto, sì, caro la famiglia. Bello peraltro vedere insomma che abbiano un po' più di tempo, di soli 2-3 minuti che si concedono magari ai ragazzini in tanto partita di Serie A. Simone Sbiglio sta per entrare in campo così come Domenico Pinto, minuti anche per lui, Domenico Pinto che
protagonista anche con la maglia della Palamano Pasano in Serie B, mostrando di essere oltre categoria. Kirstam. Bello tra l'altro il passaggio nonostante la difesa a Flavio Messina. Che bello però quando vedere queste azioni tanto complesse. Intanto ancora il tiro questa volta. Luca Striger anche senza diciamo difesa. Sì, bravo in questo caso Striker ad alzare un bel ritmo nel momento opportuno. Intanto c'è il time out chiamato da Francesco Angolo. Adesso si torna sotto la barriera dei 10 gol di scarto, però come potrete sentire insomma anche meno animato il time out da parte del Merano, che ormai ha un po' metabolizzato e capito che a 6 minuti dal termine, fra 2 secondi in realtà, il risultato di 28-19 è un po' proibitivo. E ora ovviamente nonostante sono entrati anche i giovanissimi e quindi possa esserci più margine, sarà bello vedere proprio come questi ragazzi riusciranno a proporre il loro modo di pensare alla Palmano. Analisi assolutamente precisa la tua. Intanto anche Gianluca Grassi sta per entrare, vediamo che si va a riscaldare insieme a Sibiglio. Franceschetti si è rimesso definitivamente la felpa, non rientrerà più. Sì, intanto ancora Messina in campo, ancora Jurstam in campo. E vediamo un po', si c'è Angelis, Angiolini, Pinto adesso e vediamo un po' se... Sì, i prossimi attori saranno Grassi e Sibiglio. Sì, onestamente Fossi Ancona li concederei pieni almeno i prossimi 5 minuti. Sarebbe bello insomma poter tornare a casa entro le 22 e dire ho giocato almeno 5 minuti oggi contro il Merano. Tra l'altro una squadra dal grande blasone. Intanto ancora De Angelis si palleggia quasi sui piedi rischiando la doppia. Sì. Angiolini prende una mano in elevazione, anche questo non è un gesto tecnico facilissimo. No. Il passivo si alza il bacio in questo momento, De Angelis per dare e potrebbe fischiare. C'è il passivo, Jurstam cambia tutto, Pinto. E però che ormai dovrebbe fischiare il passivo l'arbitro, siamo extra time decisamente. Il tiro e la palla che finisce poi fuori, ma era già almeno un paio di passaggi comunque. Sì, extra ci sono dei passaggi, questa volta ne hanno concesso un paio in più. Freund, intanto, bravo Pinto. Che inchiodata! E quasi da moto di P la sua frenata. bella entra Sibiglio, entra Grassi, anzi Grassi ancora no, entra Leo Bozza posto di Angiolini. E dunque ci ha quasi ascoltato ancora, saranno 5 minuti abbondanti e sì, tra l'altro c'è Savino, quindi i minuti concessi sì. Jurstam, Baluardo, Savino non Leo Boggi, scusatemi, rimane in campo anche ad indicare un po' ai suoi giovanissimi compagni, a dare sicurezza anche ad Ancona ovviamente, perché può sempre tirar fuori il coniglio dal cilindro. Entra ancora De Angelis, eccolo qui Jurstam, ormai terzino destro, Savino. Si è annoiato, non tirare da un po'. Ma di che stiamo parlando? Praticamente non ha mai tirato nel secondo tempo. Un tiro del genere ci ha ammutoliti. Jurstam l'ha messa lì per ricordare, ragazzi. Sì, non aveva proprio tirato nel secondo tempo. No, assolutamente no. Ci ha detto il Merano che d'accordo che stanno giocando i miei amici giovanissimi, ma non dimenticare che sono qui in campo, quindi andiamoci piano e cerchiamo di rimanere sempre a un livello che ci riporta in Serie A. Intanto Grassi sicuramente entrerà nella prossima fase d'attacco al posto di capitano Flavio Messina. Striker, Freund dall'altra parte, si può giocare il Merano, non trova la porta, Freund, Sibiglio, tocca sul pallone. Sarebbe stato bello vedere anche appunto un intervento da parte di Simone Sibiglio. Sì, avrà modo sicuramente nei prossimi 3 minuti. Intanto Flavio esce, entra Leo Poggia, entra Grassi al posto di Bearec, quindi perché una junior formato under 18, fatta eccezione per Jurstam, che invece che non è molto grande ovviamente. No, però under 18 più forti d'Italia nei 18 più forti oggi in Serie A sicuramente, forse anche nei 3 a mio parere. Intanto ancora Jurstam che prova ad allargare, sbaglia però un passaggio, quindi
errore anche da parte di Osta, ma adesso entrano, prova ad accelerare, deve cercare di capitalizzare. Bella grandissima parata di Sibilio, grandissima parata ed esulta come se avesse segnato. Questo ragazzo, grande promessa, in pelle d'orso al primo intervento della partita di oggi. Mamma mia, gran parata di Simone Sibilio. Abbiamo visto un gesto atletico non indifferente, una spaccata da Labarishnikov, sì, prende in prestito, sì, sì, un grandissimo danzatore. Intanto dall'altra parte assolutamente Savino, sì, a voler ricordare insomma qualche rischio di minuti grassi qui no, qui ci sono i due minuti, eh. Sì, questi sono 2 minuti tutta la fiscali vita, fiscali prima sul fallo di piedi, ora generosi nel, sì, non, sì, 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 sì. Intanto non ha intenzione il Merano di chiamare l'ultimo, avrebbe due tempi a disposizione evidentemente. Si fa prima a finire questo match senza ulteriori interruzioni. Ne ha uno ancora da chiamare, potenzialmente Francesco Ancona. The Wonder, contrastato da Grassi, che lo porta fino alla linea di meta quasi. Un minuto e mezzo adesso. Intanto ancora Glitic, The Wonder rischia, cioè prova l'anticipo Alessandro De Angelis e poi ancora Sibilio. Che parata ragazzi, questo giocatore è pazzesco, ha fatto due parate incredibili, quella di prima, d'accordo, uno può dire vabbè mi faccio la mia parata della partita, provo a fare la pelle d'orso, magari mi va bene e faccio la parata storia, ma questa qui grandissimo tempismo sia in uscita che nel momento in cui ha allargato il braccio, ovviamente è arrivata addosso, come diceva un caro amico mister Trapani, non glielo fai il buco, e quindi lei ha tirato addosso, ma il movimento è stato praticamente perfetto. Grande parata questa qui di Sibilio in giornata. Sì, no, dall'altra parte forse c'era un fallo su Grassi, però attacca ancora, Visintin questa volta non può e nulla, questa volta è bravo invece Luca Visintin ad entrare e a non sbagliare, ma era a chiedere troppo, sì, a qualunque portiere in questo 2003 caso. 2003 contro 2003, parlavamo prima della gloriosa cantera della Junior Fasano, sì, settore giovanile, si vede, questo è lui. Intanto scherzosamente Capitan Messina dice avresti potuto parlare anche questa, sì, infatti ormai si scherza. Tanto mancano ancora, mancano solo 20 secondi dall'altra parte. Prova un Grassi, rete di Grassi. Ma che palla togliosa, ma ancora si ha provato a far segnare Poggio, poi ha trovato Grassi, bravo al pieno del pallone, traversa l'ennesimo, questa volta Poggio. C'era questa cosa della speranza da parte di Boggio, sì, Boggio, sì. È entrato anche con numero 1 Meletti nel Merano, ma la partita si è conclusa con un 30-20 che rispecchia un distacco onesto per quanto visto per tutta la gara del match. Junior che ha anche, sì, toccato il più 13 se non sbaglio, inizio ripresa però. Sì, peraltro insomma sorprende anche con tutta la squadra giovanile alla fine, per ben 6-7 minuti la Junior si è rimasta con un vantaggio di 10 gol che non è assolutamente da ignorare. Sì, intanto noi andiamo a ricordare il prossimo appuntamento della Junior che sabato giocherà a Cingoli, contro Cingoli che ha vinto a Siracusa quest'oggi l'importante scontro diretto per la salvezza, quindi la Junior che invece deve continuare a fare punti per guadagnare quanto prima e anche continuare a divertirsi in questa maniera. Vedremo se sarà confermata anche la maglia gialla per confermare l'ardore agonistico e la grandissima fase positiva di questa Junior Fasano. Sì, verrebbe da dire una Junior in assetto Tour de France, quindi con questa maglietta gialla che porta ancora fortuna. Grande partita oggi, Antonio, null'altro da dire, un ottimo Jostam, secondo te i migliori in campo da parte di entrambe le squadre? A dire Leo Prantler per il Merano, per quanto riguarda Junior è veramente complicato, direi Fovio sicuramente che nelle fasi calde ha mantenuto il ritmo alto e di fase intensiva, Bielsam non lo voglio neanche nominare perché sarebbe di parte. Quindi direi Franceschetti che ha portato un'ottima mano dal fronte dei 6 metri. Bella, sorprendente questa scelta di Franceschetti, ma condivido entrambe le scelte, direi che anche da cala tutti quelli che hanno visto la partita, insomma. E dunque sul 30-20 questa partita per la Junior Fasano, vi salutiamo e ci auguriamo di vederci insomma presto per il prosieguo di questa Serie A Beretta di pallamano. Grazie a tutti.